È un uragano quello che si è abbattuto sul territorio vibonese con l'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro dal nome in codice Maestrale 2, perché non solo ha sferrato un nuovo duro colpo all'Ndrangheta, ma perché ha visto coinvolti fino anche avvocati, medici, professionisti e politici del vibonese, anche loro finiti agli arresti. Il quadro che viene fuori descrive un mondo, quello che in gergo viene detto dei colletti bianchi, che in un determinato momento storico ha scelto di porsi al servizio di una criminalità sempre più invasiva e penetrante nei gangli della società civile, che in alcuni suoi rappresentanti dunque ha scelto la strada della cooperazione, dell'asservimento, della complicità piuttosto che della ribellione. L'epicentro di questa indagine ha riguardato i comuni di Mileto e Zungri, dove sono presenti famiglie di 'Ndrangheta tra le più violente ed organizzate, capace di concentrarsi non solo sulle varie estorsioni di alberghi di prestigio della Costa degli Dei, ma anche su tutti gli appalti, compresi quelli che hanno riguardato la fornitura, ad esempio, di attrezzature dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia. Un controllo totale e asfissiante, come confermato dal procuratore Gratteri. Ma per far comprendere la forza e il controllo del territorio, sia del locale di 'Ndrangheta di Mileto, sia del locale di Zungri, questi sono stati in grado, sono stati nelle condizioni di imporre ai panifici il prezzo minimo del pane, cioè meno di 2,50 euro non si poteva scendere. Questo vi dà la misura del controllo del territorio, del respiro, del battito cardiaco su quel territorio, vi dà la misura di come queste imprese mafiose controllavano gli appalti sull'ASP di Vibo per quanto riguarda le mense e controllavano la tangente su tutte le attività di ristorazione e gli alberghi della Costa degli Dei. Poi, per non parlare di questo, vengono a parlare i colonnelli per quanto riguarda le armi ritrovate, la droga e le altre attività estorsive. Noi in questi anni abbiamo abbattuto in modo significativo la forza e la repressività delle mafie in tutto il distretto di Catanzaro. Per estirpare la malapianta in modo definitivo non sarà possibile con questo sistema giudiziario. Per farlo ci vuole un codice penale, un codice di procedura penale, un ordinamento penitenziario nel rispetto della Costituzione, diverso da quello attuale.